I primi tentativi della RAF, la Royal Air Force inglese, di bombardare la Germania risalgono all'inizio del 1940. I primi attacchi si rivelarono inefficaci, ma lentamente si trasformarono in raid imponenti, con oltre 1000 aerei impegnati in bombardamenti a ciclo continuo. Nelle fasi successive del conflitto, alla RAF si unì anche l'aviazione militare statunitense. Durante l'offensiva aerea alleata, intere città vennero rase al suolo e il sistema di comunicazioni fu completamente distrutto. A causa di bombardamenti alleati, persero la vita centinaia di migliaia di civili tedeschi e decine di migliaia di membri degli equipaggi alleati. Ma la guerra nei cieli si rivelò cruciale per la definitiva sconfitta della Germania nazista. Il 10 maggio del 1940 le truppe di Hitler oltrepassarono il confine olandese, dando inizio alla campagna d'Occidente. Durante le 6 settimane successive, il mondo scoprì la terribile efficacia della guerra lampo. Gli eserciti olandesi, belgi, francesi e britannici vennero sbaragliati. I prigionieri furono migliaia e solo una minima parte riuscì a sganciarsi attraverso la sacca di Dunkerque. In questa prima fase, la presenza della Royal Air Force in Francia fu limitata. Era troppo debole per poter impensierire la potente e veloce Luftwaffe. Dopo l'evacuazione delle forze alleate da Dunkerque all'inizio del giugno del 1940 e la resa della Francia alla fine dello stesso mese, l'interesse di Hitler si spostò sulla Gran Bretagna. Mentre ancora infuriavano i combattimenti in territorio francese, la Luftwaffe iniziò a volare sulla Gran Bretagna. Attacchi sporadici vennero effettuati sulle aree costiere e sui convogli navali alleati. L'ordine di Hitler era annientare la RAF al suolo prima che avesse inizio l'invasione della Gran Bretagna. Hermann Göring, il comandante supremo della Luftwaffe, l'aviazione tedesca, rassicurò Hitler al riguardo. Dall'inizio di luglio alla metà di settembre del 1940, la Luftwaffe tedesca e la RAF inglese diedero vita a una battaglia memorabile per il controllo dei cieli britannici. Le perdite furono ingenti su entrambi i fronti e l'esito della battaglia nei cieli rimase a lungo incerto. La RAF, ad ogni modo, combatteva sul suo territorio e grazie ad un'efficiente struttura organizzativa riuscì ad avere il sopravvento, costringendo Hitler a rinviare l'invasione a data da destinarsi e a ripensare le proprie strategie di attacco. Winston Churchill nacque il 30 novembre del 1874. Militò nell'esercito di Sua Maestà e in seguito si dedicò alla politica. Si guadagnò la fama di eroe durante la guerra boera, ma la sua carriera di corrispondente politico ebbe scarsa fortuna. Divenne per la prima volta deputato nel 1900. 10 anni più tardi fu promosso primo lord dell'ammiragliato, con momenti di alterna fortuna. Fu Churchill a modernizzare la Royal Navy prima della Grande Guerra, ma fu anche fra i responsabili del disastro di Gallipoli. Negli anni fra le due guerre si divise fra attività politica e giornalismo, attività quest'ultima che gli consentì di sostenersi economicamente. In politica, al contrario, ebbe meno soddisfazioni. A causa delle sue idee si fece molti nemici, ma Churchill fu tra i pochi a intuire la grande pericolosità di Adolf Hitler. Con lo scoppio della guerra, nel 1939, Churchill tornò alla carica di Lord dell'Ammiragliato. Fu implicato nello sciagurato tentativo di sbarco in Norvegia. Ma le responsabilità del fallimento ricaddero tutte su Chamberlain, che fu rimosso dall'incarico. Fu proprio Churchill a capeggiare una nuova coalizione di governo. Churchill divenne primo ministro il 10 maggio del 1940, lo stesso giorno in cui le truppe tedesche invasero l'Olanda, dando inizio all'offensiva sul fronte occidentale. Colto di sorpresa dalla fulminea avanzata della Wehrmacht, rimase impotente di fronte agli avvenimenti delle prime fasi del conflitto, che culminarono con l'evacuazione delle forze alleate a Dunkerque. Churchill, ad ogni modo, fu capace di risollevare le sorti della nazione, instillando negli inglesi grande vigore nei momenti più duri, come quello della fuga da Dunkerque. Una forza di spirito che si rivelò decisiva nella successiva battaglia d'Inghilterra.
Churchill non era tipo da indugiare. Inviò i bombardieri della RAF sulla Germania nel tentativo di controbattere l'offensiva tedesca. La filosofia di Churchill era quella di reagire ad ogni costo e in qualsiasi modo possibile, strategia che si rivelò una spina nel fianco per Hitler e fece guadagnare tempo prezioso per la riorganizzazione delle forze alleate. Franklin Delano Roosevelt nacque il 30 gennaio del 1882 ed ebbe un'infanzia molto diversa da quella del suo alleato britannico. Crebbe in una famiglia molto unita, ricevendo un'ottima educazione che lo portò a laurearsi ad Harvard. Avere in famiglia un presidente degli Stati Uniti, Theodore Roosevelt, di certo lo influenzò nella decisione di entrare in politica e i suoi sforzi vennero ricompensati. Nel 1910, infatti, divenne senatore. Come Churchill ricoprì diversi incarichi nella Marina militare e prima della Grande Guerra divenne vice ministro della Marina. All'inizio degli anni 20 la sua vita politica continuò con discreto successo in un paese che per scelta diventava sempre più isolazionista. Venne colpito da poliomielite e la conseguente paralisi lo costrinse su una sedia a rotelle per il resto della sua vita. Dovette sospendere per qualche tempo l'attività politica, ma una volta ritornato alla vita pubblica, la sua determinazione si era moltiplicata. Venne proclamato presidente degli Stati Uniti nel 1930 e rieletto nel 1936. Alla fine degli anni 30, la politica di Adolf Hitler cominciò a rivelarsi in tutta la sua pericolosità. Ma per gli americani si trattava di un problema esclusivamente europeo e l'opinione pubblica era propensa ad evitare ogni forma di coinvolgimento diretto. Ma Roosevelt si guadagnò comunque l'apprezzamento generale inviando aiuti alla Gran Bretagna nel momento più difficile. La dichiarazione di guerra di Hitler alla vigilia dell'attacco giapponese a Pearl Harbor il 7 dicembre del 1941 trascinò anche gli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale. Dopo lo shock iniziale, la nazione americana si impegnò con grande dedizione al conflitto. Alcuni generali hitleriani in visita in America durante gli anni 30 misero in guardia il Führer sull'impressionante capacità produttiva di quella nazione. Tuttavia Hitler non tenne nel debito conto i loro consigli. Nei 4 anni successivi, grazie al suo potenziale industriale, l'America diede un apporto decisivo a sostegno della lotta alleata per la libertà. Di comune accordo con Churchill, venne deciso che l'obiettivo prioritario era la sconfitta della Germania, a qualsiasi costo. Hitler, a causa degli attacchi sempre più pressanti delle forze alleate, supportati da una nazione le cui risorse sembravano infinite, non riuscì più a rispondere con la consueta ferocia. Purtroppo Roosevelt morì nell'aprile del 1945, 3 settimane prima della resa tedesca. Anche a lui vanno ascritti grandi meriti per la vittoria finale. Adolf Hitler nacque nell'aprile del 1889. La sua fu un'infanzia difficile. Il padre era brutale e violento. Il rapporto con la madre, che morì quando Adolf aveva appena 20 anni, era molto forte. Come per il suo avversario Churchill, gli anni della scuola non furono molto promettenti per il giovane Hitler. La sua vera passione era la pittura e cercò di intraprendere invano questa professione. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale si arruolò volontario, trovando finalmente una direzione per la propria vita. Nei 4 anni successivi ricevette ben 2 riconoscimenti al valor militare e a causa di una ferita di guerra perse temporaneamente la vista. Alla fine della Grande Guerra entrò in politica, rivelando una grande capacità oratoria. Nel 1919 divenne membro del Partito Tedesco dei Lavoratori, un partito che poco dopo prese il nome di Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi, o Partito Nazista. Hitler si considerava il salvatore della patria e nei 13 anni successivi il suo potere e la sua popolarità crebbero costantemente.
Dopo un tentativo fallito di rovesciare il governo bavarese nel 1923, Hitler venne imprigionato per 9 mesi. Nel 1933 realizzò la sua massima aspirazione, quella di diventare cancelliere tedesco. Senza indugi, prese sotto controllo ogni aspetto della vita pubblica tedesca. Negli anni a cavallo tra il 1936 e il 1939, Hitler sfidò le potenze occidentali invadendo territori stranieri confinanti. Il 3 di settembre del 1939, però, l'invasione della Polonia fu un azzardo troppo grande e Inghilterra e Francia dichiararono guerra alla Germania. L'intenzione di Hitler era palese: sconfiggere i propri nemici con la massima rapidità. Tra il settembre del 1939 e il giugno del 1940, polacchi, belgi, olandesi, francesi e inglesi sperimentarono sulla propria pelle la potenza e l'organizzazione della Wehrmacht. Le schiaccianti vittorie convinsero Hitler che la strategia adottata era quella giusta. Con la fuga da Dunkerque di gran parte del corpo di spedizione britannico, l'ultimo ostacolo verso la vittoria finale in Occidente era l'Inghilterra. Hitler sapeva che per raggiungere questo obiettivo era necessario annientare la Royal Air Force. Affidò il compito al capo dell'aviazione tedesca, Hermann Göring. Una volta sconfitta l'aviazione inglese, Hitler pensava che l'invasione della Gran Bretagna non sarebbe stata necessaria. Ma l'ostacolo si rivelò insormontabile. La Luftwaffe di Göring non riuscì a sbaragliare la Royal Air Force e Hitler fu costretto a rinviare l'invasione della Gran Bretagna. Così, nel giugno del 1941, volse la sua smisurata ambizione verso la sterminata Unione Sovietica. La decisione di iniziare un'impresa di quella portata, senza essersi prima sbarazzato della Gran Bretagna, si rivelò un errore madornale, che costò molto caro a Hitler nei 4 anni successivi e contribuì in modo significativo alla sconfitta della Germania nel 1945. La vittoria conseguita dalla Royal Air Force sulla Luftwaffe durante la battaglia di Inghilterra fu essenziale per la sopravvivenza della Gran Bretagna ed ebbe effetti che alla lunga si rivelarono decisivi. Quella strenua resistenza permise alla Gran Bretagna di preparare la sua controffensiva, addestrando nuove reclute e sostituendo gli equipaggiamenti persi durante la sfortunata campagna francese. In questo scenario, Churchill decise di replicare nell'unico modo possibile. Serviva una forza capace di portare il proprio attacco al di là della Manica. L'introduzione dei bombardieri nella Royal Air Force consentì all'Inghilterra di poter portare i propri attacchi sul continente. Molte nazioni coinvolte nella Prima Guerra Mondiale avevano già tentato di effettuare dei bombardamenti aerei, con esiti non sempre positivi, in quanto gli aerei dell'epoca erano molto fragili e lenti. Negli anni tra le due guerre, l'aviazione britannica aveva sviluppato le tecniche di bombardamento. Secondo loro, il bombardiere trova sempre il modo di sfondare. Questo li aiutò non solo a elaborare le proprie strategie d'attacco, ma anche ad opporsi efficacemente alla minaccia nemica. La controffensiva di Churchill vide l'impiego di bombardieri bimotore come i Whitley e i Blenheim. Ma questi aerei, piuttosto antiquati, si trovarono in difficoltà contro i temibili caccia della Luftwaffe. Solo in seguito, grazie all'introduzione di quadrimotori più potenti, come i Lancaster e gli Stirling, lo scontro divenne più equilibrato. La dichiarazione di guerra di Hitler agli Stati Uniti provocò un'intensificazione dei bombardamenti sul territorio tedesco. L'aviazione statunitense, infatti, aveva in dotazione aerei molto più moderni, i B-17 o fortezze volanti, bombardieri d'alta quota che diedero filo da torcere alla Luftwaffe. L'accanita resistenza della Gran Bretagna di fronte all'offensiva tedesca del 1940 fu fondamentale per la vittoria finale degli alleati. In caso di sconfitta, infatti, gli aerei americani non avrebbero potuto servirsi delle basi britanniche. Le forze congiunte e la superiorità tattica di Stati Uniti e Gran Bretagna avrebbero costretto la Germania alla resa. La posizione geografica della Germania non facilitava le strategie difensive.
La situazione politica all'inizio del XX secolo comportò l'accerchiamento della Germania da parte dei suoi potenziali nemici, alcuni dei quali disponevano di ottimi eserciti. Quando Hitler ordinò il potenziamento delle forze armate a metà degli anni 30, contravvenne alle condizioni imposte dal Trattato di Versailles. Limitando gli effettivi dell'esercito e della marina e proibendo la formazione dell'aviazione, il trattato intendeva controllare il potenziale offensivo tedesco. Ma paradossalmente le limitazioni favorirono la Germania, consentendole di selezionare solo gli elementi migliori per il suo piccolo, addestratissimo esercito. Hitler preferiva le strategie d'attacco, ma era conscio del pericolo rappresentato dai suoi nemici. Venne approntato perciò un accurato piano di difesa territoriale. La battaglia nei cieli si sviluppò attraverso una lunga serie di offensive e controoffensive. I primi raid inglesi diurni in territorio tedesco ebbero risultati disastrosi. Si optò dunque per attacchi notturni, che non sortirono risultati migliori a causa di speciali unità approntate dai tedeschi per la caccia notturna. Queste squadriglie ebbero un buon successo contro i bombardieri nemici, costringendo gli inglesi a diminuire l'intensità dei propri raid aerei. Con l'entrata in guerra degli Stati Uniti, i bombardamenti ripresero su larga scala, a ciclo continuo, notte e giorno. I tedeschi studiarono dei sistemi radar più sofisticati, in grado di intercettare gli aerei nemici per tempo. Ma grazie alla forza dei numeri, i bombardieri alleati riuscirono ugualmente a far breccia nelle difese tedesche. Prima che la Germania venisse definitivamente sconfitta, a causa dei sistemi di difesa tedeschi, le perdite di uomini e armamenti tra le fila alleate furono gravissime. I piloti alleati affrontavano rischi enormi durante ogni missione. Navi da contraerea erano posizionate lungo la costa olandese, il primo comitato d'accoglienza per il nemico. Di base in Olanda, Belgio e Germania c'erano le squadriglie di caccia notturna, che fino alla fine del conflitto riuscirono a infliggere ingenti perdite al nemico. Avvicinandosi al territorio tedesco, le misure difensive si facevano sempre più serrate. Si trattava di batterie antiaeree munite di potenti riflettori. Queste batterie erano piazzate in zone chiave attorno alle città principali e nelle zone industriali. La Ruhr, la zona di Essen e quella di Berlino erano munite di una difesa molto efficiente. Con il tempo la potenza di queste misure difensive aumentò, anche se i raid nemici riuscivano a penetrare sempre più profondamente nel territorio tedesco. Era Berlino ad avere le postazioni difensive più impenetrabili. Due enormi torri contraeree e centinaia di batterie erano schierate a difesa della capitale. Alla fine però, neanche queste potenti misure difensive bastarono a respingere la superiorità numerica dell'aviazione anglo-americana. La nascita della Royal Air Force risale al 1912, con la formazione dei Royal Flying Corps dell'esercito. All'inizio della Prima Guerra Mondiale, l'aviazione britannica si limitava alla perlustrazione. Poi si arrivò a veri e propri combattimenti aerei. Uno sviluppo ulteriore fu quello di dotare i velivoli di piccole bombe. I Royal Flying Corps, assieme all'aviazione di altri paesi impegnati nel conflitto, sperimentarono questa nuova tattica. I primi combattimenti aerei vedevano coinvolti aerei molto fragili, niente a che vedere con i velivoli dei decenni successivi. A guardarli erano piloti temerari che, grazie alla loro abilità, si guadagnarono il rispetto di tutti. Erano considerati dei gentleman, oltre che dei piloti, ed erano molto più simili a un ordine cavalleresco che a una moderna forza da combattimento. Alla fine delle ostilità, nel 1918, la Gran Bretagna disponeva della flotta aerea più potente del mondo, con un totale di almeno 3.000 aerei. L'evento più significativo dell'ultimo anno di guerra fu la trasformazione dei Royal Flying Corps in Royal Air Force.
La Royal Air Force continuò a evolvere durante gli anni 20 e 30, nonostante l'opposizione degli altri corpi dell'esercito. Le selezioni per questa nuova arma erano molto rigide. Venivano scelti solo i migliori, e questo divenne il tratto distintivo della Royal Air Force. Durante questo periodo si svilupparono nuove tattiche di combattimento aereo, basate sulle indicazioni dei piloti reduci della Prima Guerra Mondiale. La Royal Air Force intuì il potenziale dei bombardieri. Si riteneva infatti che questi velivoli potessero far breccia in qualsiasi sistema difensivo e distribuire morte e distruzione sui territori nemici. Mentre venivano sviluppati aerei da combattimento sempre più moderni, ci si rese conto che anche i nemici avrebbero potuto usare con efficacia questo grande potenziale. L'unica contromisura possibile era portare avanti delle massicce offensive direttamente sul territorio nemico. La Royal Air Force iniziò a sviluppare i nuovi aerei durante la seconda metà degli anni 30 e dal 1936 l'impegno produttivo raggiunse il suo apice. Nel luglio del 36 la Royal Air Force istituì gli alti comandi separati, ognuno dedicato a differenti settori della guerra aerea: il comando caccia, il comando bombardieri, il comando costiero e il comando addestramento. Con l'aggravarsi della situazione sul continente, venne data priorità alla fabbricazione dei caccia. Il comando dei bombardieri si oppose decisamente, ma quella decisione permise alla Gran Bretagna di ottenere gli strumenti per conseguire l'importantissima vittoria nella battaglia d'Inghilterra del 1940. Fu proprio grazie a quella vittoria che fu possibile potenziare in un secondo momento la flotta dei bombardieri. In questa fase del conflitto non era ancora chiaro cosa sarebbe potuto accadere alla Gran Bretagna, un periodo che viene tuttora ricordato come uno dei più bui nella storia inglese. La Royal Air Force, ad ogni modo, rimase un corpo altamente professionale e concentrato sui propri compiti. L'obiettivo era uno solo: sconfiggere la Germania. Con grande determinazione e sfruttando le grandi opportunità a seguito della recente vittoria conseguita, la RAF divenne presto l'aviazione più potente al mondo, un modello che tutti cercarono di emulare con scarsi successi. Anche gli Stati Uniti utilizzarono per la prima volta gli aerei per un impiego militare negli anni precedenti alla Prima Guerra Mondiale. In realtà fu la prima nazione ad effettuare questi esperimenti, acquistando aerei da convertire a tale scopo. Gli americani furono dei pionieri in settori molto importanti. Nel 1910 furono i primi a tentare di sganciare delle bombe dagli aerei. Nel 1912 installarono dei puntatori su aerei militari. Nonostante tutto questo, non c'era grande entusiasmo per i bombardieri e i progressi in questo settore dal punto di vista tecnologico in effetti furono alquanto modesti. L'America istituì la US Air Army, ma l'aviazione, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, disponeva di soli 20 aerei da combattimento. Dal 1917, data della loro entrata in guerra, al 1918, gli Stati Uniti potevano schierare in Europa circa 740 aerei militari, malgrado non furono mai direttamente impegnati in combattimento. Gli americani cercarono di seguire l'esempio britannico, anche se sui loro alti comandi pesò lo scetticismo di altri corpi militari riguardo il rafforzamento dell'aviazione. Comunque, nell'immediato dopoguerra, l'intero potenziale delle forze armate americane visse una grande escalation che portò ad un notevole ampliamento della propria aviazione militare. Gli Stati Uniti erano all'avanguardia nello sviluppo dei nuovi monoplani ad abitacolo chiuso e degli equipaggiamenti radio. Produssero inoltre i primi bimotori, considerati più affidabili.
All'inizio della guerra in Europa, gli Stati Uniti erano una potenza mondiale anche dal punto di vista militare. La progettazione aerea aveva fatto passi da gigante. Vennero sviluppati prototipi eccellenti, tra questi spiccava il B-17. Nonostante la sua neutralità durante le prime fasi del conflitto, gli Stati Uniti si resero conto che il Giappone stava divenendo una vera minaccia e inviarono aiuti finanziari alla propria alleata, la Gran Bretagna. Tra i due paesi, inoltre, venne firmato un accordo su un coinvolgimento diretto degli Stati Uniti nel conflitto. I comandi dell'aviazione statunitense erano in disaccordo con gli alleati sulle tattiche di bombardamento. In particolare, ritenevano che le operazioni di bombardamento sarebbero state molto più efficaci se condotte di giorno, anziché di notte. Erano convinti che i loro bombardieri, perfettamente armati, sarebbero stati maggiormente al sicuro alla luce del giorno. Nel 1942 gli americani cambiarono il nome della propria aviazione in US Army Air Force. Il loro compito in questo conflitto mondiale non sarebbe stato facile, ma come i loro alleati britannici, i vertici e i comandanti di settore erano ufficiali molto preparati. Avevano a disposizione impressionanti risorse industriali, in grado di produrre ingenti quantità di aerei e armamenti. E alla fine del conflitto, gli Stati Uniti possedevano forse una delle aviazioni più potenti al mondo. Un uomo sarà sempre associato strettamente al comando dei bombardieri e ai bombardamenti in territorio tedesco. Sir Arthur Harris, che divenne responsabile del settore a partire dal 1942. In tre lo avevano preceduto il maresciallo dell'aviazione Sir Edgar Ludlow Hewitt, in carica dall'inizio del 1940, il maresciallo della Royal Air Force Sir Charles Portal, che sostituì Ludlow Hewitt fino al 5 ottobre del 1940, e infine il maresciallo Sir Richard Pearse. Quando Pearse ottenne l'incarico, ricevette nuove direttive in merito alla prosecuzione della campagna di bombardamenti. Era vitale distruggere le raffinerie di carburanti e altri obiettivi strategici del nemico. Nel gennaio del 1941 venne data priorità assoluta alle raffinerie. In marzo l'attenzione venne incentrata sulle basi degli U-boat e sui cantieri navali tedeschi. A seguito di questi mutamenti di programma, ci si rese conto dell'inadeguatezza dei mezzi in dotazione alla RAF e del reale potenziale nemico. In questo stesso periodo vennero intrapresi i primi attacchi su obiettivi civili. Vista la poca precisione su piccoli obiettivi, si riteneva che questa tattica avrebbe dato maggiori frutti. Nel novembre del 1941, Pearse fu il supervisore del raid più massiccio operato sino a quel momento, che vide impegnati ben 392 aerei. Obiettivo: Berlino, la capitale tedesca. Alla fine del 1941, la campagna di bombardamenti subì un brusco ridimensionamento in conseguenza degli scarsi risultati ottenuti. Come si temeva, i bombardieri non erano così efficaci e le perdite si rivelarono insostenibili. Nelle alte sfere vennero decise importanti modifiche che avrebbero trasformato completamente le future campagne di bombardamento degli alleati. E nel gennaio del 1942 Pearse fu trasferito a dirigere le operazioni in Asia. A metà febbraio del 1942 Sir Arthur Harris fu nominato nuovo maresciallo dell'aviazione militare, carica che mantenne sino al termine del conflitto in Europa. Poco prima della sua nomina venne decisa una nuova strategia. Il bombardamento d'area, che comprendeva attacchi su aree densamente popolate piuttosto che su specifici obiettivi militari. Lo scopo era di fiaccare il morale del popolo tedesco. Questa controversa decisione fu presa da Sir Charles Portal in collaborazione con il Ministero dell'Aeronautica. Arthur Harris, che ne era un grande fautore, non perse tempo a metterla in atto. Durante le prime fasi del conflitto, Harris aveva ricoperto importanti cariche presso il Ministero dell'Aeronautica e la sua promozione a capo delle forze dei bombardieri fu una sorta di evoluzione naturale. Introdusse il concetto di bombardamento intensivo su obiettivi specifici, come vecchie città costruite interamente in legno, che avrebbero facilmente preso fuoco. Introdusse anche l'uso delle bombe incendiarie. Harris divenne noto come il macellaio
un soprannome appropriato, in quanto fu uno dei maggiori responsabili della morte di oltre 500.000 di civili tedeschi. Ma prima di raggiungere questo obiettivo, visse alcuni mesi particolarmente difficili. Appena ricevuto l'incarico, gli esiti dei bombardamenti in realtà peggiorarono. Ci volle del tempo perché gli equilibri volgessero in favore delle forze alleate. Dal 7 dicembre del 1941 il mondo è diventato più piccolo. I suoi equilibri politici sono stati fortemente alterati. Questo fenomeno, disastroso per i nostri nemici, ci obbliga a porgere un doveroso tributo al valore dell'aviazione americana, ai suoi operatori e a tutto il personale dell'aeronautica militare. Il generale Harry H. Arnold nacque il 25 giugno del 1886. Divenne ufficiale dell'esercito americano nel 1907. Nel 1911 si unì ai Signal Corps e di lì a breve prese il brevetto di pilota militare. I Signal Corps possedevano una scuola di volo e Arnold divenne uno dei suoi istruttori. Durante la Prima Guerra Mondiale ricoprì incarichi amministrativi, ma negli anni 20 e 30 scalò rapidamente i vertici militari, fino a diventare nel 1938 comandante dei corpi dell'aviazione. Verso la fine del 1940 fu promosso capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e nel 1941 ottenne la carica di comandante supremo dell'aviazione militare. All'inizio di quello stesso anno gli americani si recarono in Gran Bretagna in qualità di semplici osservatori. Con l'entrata in guerra degli Stati Uniti, lo sforzo congiunto di entrambi i paesi fu mirato a realizzare delle basi aeree in Inghilterra, di cui Arnold divenne il responsabile. Qui operò l'ottava armata dell'aviazione. Fu Arnold a scegliere personalmente i suoi comandanti. L'aviazione ha giocato un ruolo decisivo per la vittoria finale. Anche in tempo di pace sarà importante che l'America continui a disporre di un aiuto fondamentale, l'aviazione più potente del mondo. Il generale Arnold fu una figura chiave durante tutto l'arco del conflitto, al termine del quale divenne generale a 5 stelle. Voi tutti, americani, potete contribuire al mantenimento della libertà e della sicurezza mondiale per la quale stiamo combattendo, acquistando titoli di Stato. Il generale di squadra aerea, Ira C. Hicker, nacque il 13 aprile del 1896. Alla fine del 1917 divenne ufficiale di fanteria. Nel corso del conflitto prese il brevetto da pilota e nel dopoguerra ricoprì diverse cariche nel corpo dell'aeronautica. Era specializzato nella tecnica e negli aspetti sperimentali del volo. L'Armstrong Whitworth Whitley MK5 era un bombardiere bimotore che venne impiegato per la prima volta nel 1937. Montava due motori Rolls-Royce Merlin 10 e il suo equipaggio era composto da 5 uomini. La velocità di punta era di 370 km orari, almeno 160 in meno rispetto al più veloce caccia in dotazione agli avversari, il Messerschmitt 109. Poteva raggiungere gli 8.500 metri di altitudine e aveva un'autonomia di volo di 2.650 km. Gli armamenti di protezione erano costituiti da 6 mitragliatrici da 30 mm. Due erano posizionate sul muso, mentre le altre quattro erano montate in apposite torrette sulla parte posteriore del velivolo, il primo ad avere caratteristiche del genere. La sua capacità massima era di oltre 3 tonnellate di bombe. Durante il corso del conflitto vennero costruiti ben 1466 Mark V. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il Whitley era uno dei bombardieri più usati dall'aviazione britannica. Era stato progettato per gli attacchi notturni. Ne vennero prodotte diverse versioni, ma il Mark V fu sicuramente quello più diffuso. Era un aereo da guerra molto più lento rispetto ai quadrimotori di più recente concezione, facile preda dei velocissimi caccia della Luftwaffe. Durante i primi raid in territorio tedesco, molti di questi aerei vennero abbattuti con grande facilità. Nel corso dei primi 2 o 3 anni di guerra, comunque, il Mark V e i suoi omologhi offrirono un grande servizio all'Inghilterra, consentendole di guadagnare tempo per poter sviluppare bombardieri più veloci ed efficaci. Il Vickers Wellington entrò in servizio nel 1938, un altro dei bombardieri bimotore di vecchia concezione. Montava motori Rolls-Royce Merlin e raggiungeva una velocità di punta di circa 430 km orari e ospitava un equipaggio di 6 persone.
il Wellington poteva operare fino a quasi 8.000 metri di altitudine, con un'autonomia di 3.500 km. Aveva in dotazione quattro mitragliatrici da 30 mm, due sulla parte anteriore e due in quella posteriore. Il carico massimo era di 2 tonnellate di bombe. Il Wellington, chiamato affettuosamente Wimpy, l'imbranato, dai membri dell'equipaggio, era probabilmente il miglior bombardiere bimotore in dotazione alla Royal Air Force all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Venne impiegato in modo massiccio durante i primi bombardamenti in territorio tedesco, compreso il primo e famoso raid dei 1000 bombardieri. Era noto per la sua particolare capacità di rimanere in volo anche a fronte di gravi avarie. Il progetto del Wellington venne modificato più volte nel corso della guerra e fino al 1945 ne vennero costruiti ben 11.500. Lo Sterling fu il primo bombardiere quadrimotore a prendere servizio nella Royal Air Force. Fece il suo debutto nell'agosto del 1940, ma solo nel 1942 cominciò ad avere un peso effettivo nei bombardamenti sulla Germania. I quattro potenti motori Bristol Hercules 16 garantivano una velocità massima di 430 km/h e un'autonomia di volo di 3.700 km. Gli otto membri dell'equipaggio dello Sterling potevano raggiungere i 6.000 metri di altitudine. Le armi in dotazione erano un totale di 8 mitragliatrici da 30 mm, di cui due sul muso, quattro nella torretta posteriore e le ultime due in piccole torrette poste sul tetto, sempre sulla parte posteriore. La capacità massima di carico era di oltre 6 tonnellate di bombe. Lo Sterling era un bombardiere solido, con pochi difetti di progettazione. Il suo limite era il volo a quote basse, che lo rendeva vulnerabile al tiro della contraerea nemica e agli attacchi dei caccia. Inoltre, il vano portabombe aveva un grosso difetto. Poteva contenere solo bombe di piccole dimensioni. Fino alla fine della guerra vennero costruiti circa 1630 bombardieri Sterling. L'Avro Lancaster fu il bombardiere di punta della Royal Air Force durante la Seconda Guerra Mondiale. Entrò in servizio all'inizio del 1942. I suoi quattro motori Rolls-Royce Merlin 20 potevano raggiungere una velocità di punta di 450 km/h e 6.500 metri di altitudine, con un'autonomia di volo di quasi 2.800 km. L'equipaggio era formato da 7 uomini. Aveva in dotazione 8 mitragliatrici da 30 mm. La loro disposizione era affine a quella dello Sterling, due sul muso, quattro sulla coda e le due ultime sulla parte posteriore del tetto. Il carico massimo di bombe superava le 8 tonnellate. Il Lancaster è senza dubbio uno degli aerei più famosi di ogni tempo. Il suo progetto si richiama a quello dei primi bombardieri bimotore. Modifiche effettive furono portate solo alla capienza di carico per gli ordigni e all'autonomia di volo che venne incrementata. Gli equipaggi lo amavano per la robustezza, la manovrabilità, l'eccellente disposizione delle mitragliatrici e la grande capacità di carico. Durante l'arco della guerra vennero costruiti 7.300 Lancaster. Fu introdotto nel 1942 e prestò servizio sino alla fine del conflitto. Il suo apporto fu fondamentale, in quanto proprio da questi aerei vennero trasportati più della metà degli ordigni sganciati in territorio tedesco dalla RAF. Il Boeing B-17G, o Fortezza Volante, venne impiegato per la prima volta a metà degli anni 30 per la difesa delle coste. Possedeva quattro motori Wright Cyclone R1820 che garantivano una velocità massima tra i 460 e i 520 km/h. L'equipaggio era formato da 8 o 10 membri e poteva raggiungere un'altitudine di 12.000 metri. Aveva un'autonomia compresa fra 3.000 e 4.000 km. I primi modelli montavano 8 mitragliatrici da 30 o 50 mm, ma in quelli successivi il loro numero complessivo venne portato a 11. Il carico totale poteva raggiungere le 8 tonnellate di bombe. La Fortezza Volante fu il bombardiere più usato dall'aeronautica americana durante la Seconda Guerra Mondiale. Le sue prime versioni vennero impiegate nei bombardamenti diurni, ma si trovò subito in difficoltà contro i caccia della Luftwaffe. I modelli successivi aumentarono la quantità di armamenti presenti a bordo, consentendo una efficace difesa a 360 gradi. Il B-17G è la sua versione più conosciuta. In tutto l'arco del conflitto vennero prodotti un totale di 8.680 B-17.
Gli americani fecero anche un largo uso del Consolidated B-24 Liberator, che entrò per la prima volta in servizio effettivo nel 1939. La propulsione era garantita da quattro motori Pratt & Whitney R1830, che sviluppavano una velocità di punta di 480 km orari. L'altitudine massima era di quasi 11.000 metri, con un'autonomia di volo di 4.580 km. L'equipaggio era formato da 10 persone. A bordo c'erano 10 mitragliatrici da 50 mm e il carico massimo di bombe era di quasi 6 tonnellate. Il Liberator fu impiegato in missioni di diverse tipologie, difesa delle coste, bombardamenti e addestramento. Ne vennero costruiti 18.500 esemplari, più di qualsiasi altro bombardiere nella storia. I primi bombardamenti in territorio tedesco erano stati un azzardo e risultarono estremamente imprecisi. Quando all'inizio del 1942 Harris, soprannominato il bombardiere, fu promosso capo del comando dei bombardieri, ereditò e mise in atto la campagna dei bombardamenti per aree, così controversa e dibattuta anche dopo la fine del conflitto. Per ottimizzare l'uso dei bombardieri, venne deciso di colpire direttamente obiettivi civili, infliggendo severe perdite umane al nemico. E infatti, durante questi raid, persero la vita migliaia di operai, indispensabili per la produzione di guerra tedesca, un colpo terribile per tutta la nazione. Harris era un fautore di questa nuova tattica e si adoperò perché venisse messa immediatamente in atto. Mai prima di allora erano stati effettuati bombardamenti su tale scala e le implicazioni a livello morale erano gravissime. Il piano fu reso noto solo ad alcuni alti ufficiali e ai piloti veniva detto che si trattava di obiettivi di grande importanza militare. Oltre 600.000 civili tedeschi rimasero uccisi sotto i bombardamenti per aree degli alleati. Con l'entrata in guerra degli Stati Uniti, la situazione per la Germania si fece sempre più critica. Venne concordata una strategia di bombardamenti a ciclo continuo. Gli inglesi avrebbero continuato con i loro attacchi notturni, mentre i raid americani si sarebbero svolti di giorno. All'inizio gli inglesi avevano proposto degli attacchi notturni congiunti, ma gli americani rimanevano convinti dell'inefficacia dei raid notturni. Secondo loro, infatti, la precisione dei bombardamenti diurni era maggiore. I loro aerei, infatti, dotati di ottimi dispositivi difensivi, garantivano ottimi risultati contro l'azione dei caccia nemici. Ma impararono a loro spese a non fidarsi troppo dei propri mezzi. Una delle novità imposte da Harris a livello operativo fu il bombardamento a ciclo continuo di obiettivi di importanza strategica rispetto ai raid più sporadici operati in precedenza. Una volta decisi gli obiettivi, le forze alleate, a rotazione, bombardavano le città per diversi giorni. Durante la prima fase venivano sganciate tra le 2 e le 4 tonnellate di bombe ad alto potenziale esplosivo che dovevano creare grandi crateri. In questo modo si sarebbero intralciate le operazioni dei mezzi d'emergenza. A questa prima ondata seguivano delle bombe a minore potenziale con l'obiettivo di infrangere i vetri delle finestre e divellere i tetti delle case. Nella fase finale si sganciavano le bombe incendiarie. Queste dovevano provocare degli incendi che divampavano facilmente grazie al flusso d'aria creato dalle finestre e dai tetti divelti. Questi incendi si sviluppavano spesso in modo inarrestabile. I primi obiettivi, infatti, furono vecchie città i cui edifici erano in larga parte costruiti in legno. Era ciò che venne chiamato tempesta di fuoco. Le fiamme si estendevano senza ostacoli, causando danni spaventosi. Molti civili morirono asfissiati. Un altro accorgimento era lo sgancio di mine a scoppio ritardato che avrebbe ostacolato le squadre di pompieri. Grazie a queste strategie si diffuse il terrore nelle città tedesche. Almeno un terzo dei civili rimasti uccisi durante l'intera campagna di bombardamenti in territorio tedesco caddero durante queste operazioni. All'inizio della Seconda Guerra Mondiale, l'Inghilterra rappresentava l'ultimo baluardo contro la Germania nazista. La strategia britannica fu determinata dalle circostanze, finché il destino portò al coinvolgimento americano nel conflitto. La situazione per gli alleati era difficile. All'entrata degli americani in guerra, le forze comandate da Hitler avevano conquistato gran parte dell'Europa, arrivando addirittura alle porte di Mosca. Gli alleati si trovarono a fronteggiare una situazione critica.
Era molto difficile riprendere l'iniziativa e in quella situazione di estrema incertezza qualsiasi azione appariva giustificata. L'obiettivo comune era la volontà di opporsi al nemico e di combatterlo con ogni mezzo a disposizione nell'assoluta incertezza sulla reale potenza dell'esercito tedesco. Ma non ci volle molto prima che scoprissero il vero potenziale delle forze a disposizione di Hitler, forze che avrebbero inflitto ingenti perdite all'aviazione alleata. Con le campagne di bombardamenti sulla Germania, i combattimenti della Seconda Guerra Mondiale assunsero una nuova dimensione. Era un altro tipo di guerra, la guerra totale, che aprì un'era selvaggia, governata da una spietata tecnologia. Gli alleati avevano prodotto nuovi armamenti e sviluppato nuove tattiche per portare la guerra nel cuore del Reich. I tedeschi furono costretti alla difensiva nel disperato tentativo di proteggere le loro città così vulnerabili. Come il resto delle grandi nazioni, anche la Germania aveva sperimentato nel periodo che precedette la Prima Guerra Mondiale l'utilizzo di aerei a fini bellici. Allo scoppio del conflitto, la Germania impiegò gli aerei principalmente per la ricognizione e per localizzare le artiglierie nemiche. Non possedendo veri e propri aerei militari, furono impiegati i dirigibili, che presto avrebbero svolto funzioni differenti. I dirigibili passarono sotto il controllo diretto dell'aviazione militare e in seguito vennero usati per bombardare i territori nemici. Gli aerei dell'epoca erano estremamente lenti. I dirigibili, invece, molto più veloci, avevano la possibilità di operare ad altitudini maggiori e possedevano una maggiore autonomia di volo. Con l'evolversi del conflitto, gli aerei divennero molto più veloci e, iniziando a disporre di efficaci armamenti per la difesa e l'offesa, resero i dirigibili sempre più vulnerabili. Nel 1917 erano ormai obsoleti e gli alleati ne abbattevano con sempre maggiore frequenza. Furono proprio i tedeschi a sviluppare per primi i bombardieri che andarono a integrare i caccia già in produzione. Dell'aviazione tedesca della Prima Guerra Mondiale sarà sempre ricordato un personaggio, il barone von Richthofen, tristemente famoso come il Barone Rosso. Questo asso dell'aria abbatté 80 aerei fin quando non venne abbattuto il 21 aprile del 1918. Nel primo dopoguerra gli alleati vittoriosi imposero severe restrizioni agli sconfitti. Il Trattato di Versailles stabiliva che la Germania non potesse disporre di una propria aviazione, limitazione che però non le impedì di continuare a sviluppare e fabbricare nuovi tipi di aerei, alcuni dei quali espressamente progettati a fini militari. Quando Adolf Hitler salì al potere nel 1933, il riarmo della Germania ebbe un'impennata repentina. All'inizio le operazioni rimasero avvolte dal segreto di Stato, ma dal 1935 proseguirono in modo esplicito. Nel 1936 la neonata Luftwaffe fece il proprio debutto nella guerra civile spagnola. Per i tedeschi fu un ottimo banco di prova per testare i propri aerei di nuovissima concezione e le nuove tattiche di guerra. Alla fine della guerra civile spagnola, nel 1939, la Luftwaffe disponeva di un nucleo di piloti perfettamente addestrati alle battaglie aeree. Negli anni successivi allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale,
la Luftwaffe venne ulteriormente potenziata e nel settembre del 1939 poteva vantare una flotta di quasi 3.000 aerei. All'inizio del conflitto, la Luftwaffe possedeva ottime tattiche di combattimento, che vennero messe in atto durante le guerre lampo in Polonia e sul fronte occidentale. La guerra civile spagnola aveva messo in risalto alcune debolezze che vennero corrette adeguatamente. Nonostante l'alto comando della Luftwaffe non fosse propriamente all'altezza dei compiti, tra i suoi ranghi operavano uomini capaci ed estremamente competenti che avrebbero permesso alla Luftwaffe di ottenere vittorie sensazionali durante i primi anni di guerra. Le insufficienze dell'aviazione tedesca divennero evidenti solo a conflitto inoltrato, quando era ormai troppo tardi per porvi rimedio. Nonostante i tentativi di opporsi ai raid aerei alleati, il destino dell'aviazione tedesca era ormai segnato. Gli alleati avrebbero prevalso sulla Luftwaffe grazie alla loro schiacciante superiorità numerica. La Luftwaffe fu sconfitta, ma le sue vittorie nella prima fase del conflitto rimangono il simbolo di una perfetta cooperazione tra forze di terra e aviazione. I piloti del Reich, a est come a ovest, incontrarono difficoltà sempre crescenti, ma rimasero fino alla fine decisi e determinati, al pari dei loro omologhi alleati. Il feldmaresciallo Hermann Göring, bavarese di nascita, divenne famoso come esperto pilota di caccia dopo che, a causa dell'artrite, fu impossibilitato a servire in fanteria durante la Prima Guerra Mondiale. Insignito della più alta decorazione militare della Germania imperiale, Göring fu l'ultimo comandante del primo stormo di caccia, il celeberrimo squadrone Richthofen. Nel dopoguerra, Göring divenne una delle figure preminenti del nuovo partito nazista, stringendo una salda amicizia con Adolf Hitler. Ferito durante il fallito putsch di Monaco, nel novembre del 1923, Göring continuò a essere una figura di primo piano del partito. Dal 1933 ricoprì la carica di ministro degli interni durante il primo governo di Hitler. Quando nel 1935 il Führer annunciò la creazione della Luftwaffe, Göring fu nominato comandante in capo. Göring era un uomo dal fisico massiccio, egocentrico e molto vanitoso, tratti che furono alla base del suo fallimento. Ma nessuna di queste caratteristiche si manifestò durante i giorni trionfanti della guerra civile spagnola e dell'invasione della Polonia. In queste operazioni, infatti, la Luftwaffe sbaragliò qualunque avversario. Fu solo quando si trovò di fronte la determinazione e il valore dei piloti della RAF durante la battaglia di Inghilterra che cominciò a incrinarsi l'aura di invincibilità che circondava la Luftwaffe. Da quel momento in poi i rapporti fra Göring e Hitler divennero molto tesi, sfociando a volte in aspri contrasti. Di fronte alla possibilità di una minore influenza sul Führer, Göring iniziò a fare promesse insostenibili. Nessuna bomba, dichiarò, sarebbe mai caduta su Berlino e affermò che la Sesta Armata circondata a Stalingrado sarebbe stata rifornita dagli aerei della Luftwaffe. Il suo comportamento divenne sempre più eccentrico e sviluppò una forte dipendenza dalla droga. Poco a poco, Göring cominciò a trascurare i propri doveri e a causa del suo comportamento la Luftwaffe pagò un prezzo molto alto. A seguito di una telefonata a Hitler nell'aprile del 1945, in cui manifestò la volontà di proporsi come successore del Führer, Göring venne imprigionato per alto tradimento, privato di tutte le sue onorificenze e cariche ed espulso dal partito. Si arrese agli americani l'8 maggio di quello stesso anno e nel 1946, al processo di Norimberga, pronunciò un'appassionata autodifesa. Condannato all'impiccagione per crimini di guerra, Göring si suicidò con il cianuro poco prima dell'esecuzione, il 15 ottobre del 1946. Il tenente colonnello Joseph Kammhuber, durante la Prima Guerra Mondiale, servì nell'esercito con il grado di sottotenente. Negli anni tra le due guerre si addestrò per divenire ufficiale dell'aviazione. Diventato pilota nel 1933, fu uno dei pochi ufficiali dell'esercito ad essere assegnato alla Luftwaffe, all'epoca ancora un corpo clandestino. Da quel momento fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, perfezionò il suo addestramento come pilota da caccia notturna. Nel 1937 divenne capo del settore organizzativo. Prestò servizio attivo durante le campagne d'Occidente del 1940, quando venne abbattuto e catturato dai francesi. Venne rilasciato dopo la resa della Francia. Al suo ritorno in Germania, il colonnello Kammhuber venne posto a capo della divisione caccia notturni della Luftwaffe.
la prima divisione caccia notturni venne formata il 20 luglio del 1940. All'inizio vennero impiegati gli ME-109, presto sostituiti dagli ME-110. Questi aerei costituirono la spina dorsale dei corpi di caccia notturni durante l'arco della guerra. Kammhuber fu il fautore di una serie di importanti innovazioni, fra cui il sistema difensivo denominato Himmelbett o Cintura del Cielo. Sotto la sua guida, i caccia notturni inflissero perdite severe alle formazioni dei bombardieri alleati. A causa di contrasti con Göring, nel 1943 venne trasferito in Norvegia. Nel suo periodo di comando, Kammhuber si trovò a vivere uno dei momenti più difficili per la Germania. Ma malgrado non fosse riuscito a sconfiggere definitivamente la flotta dei bombardieri nemici, costrinse in diverse occasioni i vertici delle forze alleate a ripensare strategie e tattiche di attacco. Il colonnello Hans Josef Hermann fu pilota di bombardieri durante le prime fasi del conflitto. A lui va ascritto l'affondamento di dozzine di navi alleate, risultati per i quali ottenne la croce di cavaliere. Venne trasferito in seguito alla divisione di caccia notturni della Luftwaffe, dove guidò un'unità sperimentale, la JG-300. Propose diverse innovazioni a livello tattico, fu proprio lui a concepire la cosiddetta tattica del cinghiale. Hermann, in seguito, guidò la nona divisione aerea e verso la fine del conflitto fu a capo del Rammkommando dell'Elba. A questo punto del conflitto era già considerato un eroe di guerra. Il sistema Himmelbett era una rete di radar che fece la sua comparsa nel 1941 al fine di localizzare i bombardieri nemici in volo sul territorio tedesco. Nella prima fase venne impiegato il radar Freya, che aveva un raggio di circa 250 km. Presto gli venne affiancato il Würzburg Riese, dal raggio più limitato, attorno ai 32 km. Questi ultimi radar potevano fornire altitudine, velocità, direzione e addirittura consistenza delle formazioni nemiche in avvicinamento. Un secondo Würzburg avrebbe diretto i caccia notturni all'intercettazione delle formazioni nemiche. Coordinato da una centrale operativa, il sistema radar era fornito di un quadro nel quale i puntini luminosi rappresentavano gli aerei. La luce rossa indicava un aereo nemico, quella blu i caccia notturni. Ben 160 stazioni radar erano state dislocate su territorio francese, belga, olandese, tedesco, danese e in Italia settentrionale. Il sistema Himmelbett fu progettato per controllare il territorio in estensione e non in rapporto all'altitudine, perciò se i bombardieri nemici riuscivano a penetrare il perimetro difensivo, avevano la possibilità di sganciare il loro carico di morte sulle città tedesche praticamente indisturbati. Il sistema Himmelbett inoltre non poté rendere al massimo delle proprie potenzialità a causa dell'insufficiente numero di caccia notturni a disposizione dei tedeschi. La Skrage Musik, letteralmente musica jazz, consisteva in una coppia di cannoncini posizionati sulla parte superiore del caccia, subito dietro l'abitacolo. Erano angolati a 45 gradi e orientati verso la parte anteriore. Questa nuova arma non fu accolta con entusiasmo, ma nel corso della guerra garantì ai piloti risultati eccellenti e il suo impiego venne intensificato. Sfruttando la mancanza di difese della parte inferiore dei bombardieri, i caccia notturni si portavano al di sotto degli aerei nemici e aprivano il fuoco con i cannoncini verso le ali e il serbatoio dei bombardieri. Erano comunque operazioni molto rischiose e molti caccia notturni precipitavano assieme ai bombardieri nemici. Il sistema Helle Nachtjagd, o caccia notturna con fari, venne introdotto nel 1940 per far fronte al numero sempre crescente di raid alleati sul territorio tedesco. Si dimostrò la minaccia più seria per i bombardieri nemici e permise di abbattere almeno 2.000 aerei alleati. Le postazioni di riflettori erano posizionate lungo la costa, da Flensburg, nella Germania settentrionale, al confine belga e olandese, passando per le regioni della Ruhr e di Aachen. Lo schieramento proseguiva attraverso il Lussemburgo fino al nord della Francia, nella zona di Nancy e Digione. Altre postazioni erano situate all'interno, a copertura dell'area intorno a Berlino. Fu il maggiore Wolfgang Falks a sperimentare per primo i caccia notturni e a sollecitare la formazione di questa unità dell'aviazione tedesca.
Il gruppo 1 dei caccia notturni venne formato il 20 luglio del 1940, poco prima che fosse istituita la nuova divisione di caccia notturni comandata da Oberst Kammhuber, annessa al gruppo Luftflotte 2 di Kesselring. Alla fine del 1940 erano state costituite ben 3 unità separate di caccia notturni. Ognuna poteva contare su una flotta di 200 aerei, di cui circa 100 operativi. La maggior parte erano disposti a protezione delle città più importanti e nella zona industriale della Ruhr. Le altre dovevano coprire il fronte orientale e aree quali i giacimenti petroliferi di Plesti. La tattica del cinghiale fu concepita dal maggiore Hermann, il quale consigliò l'impiego di caccia diurni come l'ME-109 e l'FV-190 in operazioni notturne. Dopo alcune prove venne adottata anche sfruttando i recentissimi JG-300 comandati da Hermann. La tattica era semplice e sarebbe diventata un tratto caratteristico delle misure difensive tedesche nelle ultime fasi del conflitto. Il principio base era molto simile al sistema Himmelbett. Le formazioni dei bombardieri nemici venivano individuate da potenti fari. Gli aerei sotto il controllo di Hermann si portavano a un'altitudine maggiore rispetto agli aerei alleati e dopo aver accerchiato la formazione di bombardieri sferravano i loro attacchi grazie al contatto visivo. Il successo ottenuto vide la formazione di altre unità di questo tipo. Fu addirittura creata una nuova divisione di caccia comandata da Hermann stesso. Ma la tattica non riscosse sempre grandi successi. I piloti non erano adeguatamente addestrati per operazioni del genere e i caccia monomotore non erano ideali per le missioni notturne. Il Fernachtjagd, o combattimento notturno a lungo raggio, era una tattica che aveva lo scopo di cogliere di sorpresa il nemico nel momento in cui era più vulnerabile, cioè subito dopo il decollo o sulla rotta verso l'obiettivo. A volte venivano tese delle imboscate mentre i bombardieri facevano ritorno alla base. Questa strategia visse alterne fortune e non fu mai condotta su larga scala, con attacchi massicci di caccia notturni sul continente. Per gli ufficiali era difficile confermare l'avvenuto abbattimento di un bombardiere nemico e questo tipo di operazioni venne sospeso nel 1941. I piloti, tuttavia, continuarono a metterla in atto, infliggendo pesanti perdite alla flotta aerea del nemico. La Mitschwimmend, letteralmente nuoto nella scia, fu una tattica impiegata quando le formazioni di bombardieri nemici cominciarono a essere più numerose. I piloti dei caccia della Luftwaffe si inserivano nella scia dei bombardieri e continuavano a mitragliare fino all'esaurimento delle munizioni. Curiosamente, i caccia notturni vennero impiegati anche durante raid e sortite diurne. Come per i piloti impegnati nella tattica del cinghiale, ai piloti dei caccia notturni fu chiesto di combattere in condizioni non ideali. I loro bimotori erano troppo lenti per risultare efficaci nelle missioni diurne. Le tattiche notturne più efficaci potevano diventare addirittura suicide se applicate di giorno. I caccia solitari, infatti, erano un facile obiettivo per i ben difesi bombardieri nemici. Queste sortite diurne furono l'ennesimo tentativo di risposta alle incursioni dei bombardieri alleati. Ma le perdite per la Luftwaffe furono spesso molto pesanti. Nelle prime fasi dell'offensiva dei bombardieri, nella Seconda Guerra Mondiale, venne adottata una tattica attendista. Senza dubbio, le nazioni che decidono di attaccare deliberatamente obiettivi civili vanno incontro anche a gravi implicazioni morali. Gran Bretagna e Stati Uniti avevano sviluppato negli anni precedenti alla guerra le reali potenzialità dei bombardieri. Entrambe avevano la ferma convinzione, in caso di conflitto, che si potesse infliggere un colpo decisivo, un KO dai cieli, decisivo per le sorti del conflitto. La fiducia nella teoria del KO, d'altra parte, permise di sviluppare valide contromisure. Negli anni che precedettero il 1939, la Gran Bretagna compì grandi progressi tecnologici nel settore dei radar e di una caccia aerea veloce e potente. All'inizio venne data priorità allo sviluppo e alla produzione dei caccia più che dei bombardieri e nonostante questa decisione non riscuotesse grande successo tra i fautori dei bombardieri, i suoi benefici furono subito evidenti. Secondo Hitler, prima di tentare l'invasione dell'Inghilterra, era necessario annientare la Royal Air Force.
Durante l'estate del 1940, la Royal Air Force e la Luftwaffe si affrontarono per il controllo dei cieli sui territori della Gran Bretagna meridionale. I bombardieri della Luftwaffe attaccavano obiettivi militari come campi d'aviazione e stazioni radar, ma le difficoltà emersero sin da subito. Anche alla luce del giorno, infatti, era difficile bombardare con precisione e con la necessaria continuità un obiettivo. Quando fu chiaro che una vittoria sulla RAF era impossibile, i bombardieri della Luftwaffe diressero la loro offensiva su obiettivi civili, tra cui Londra. Anche in questo caso, i bombardieri bimotore non riuscirono a dare continuità ai propri attacchi, essendo la loro capacità di carico e l'autonomia di volo troppo limitate. L'incapacità della Germania di sviluppare bombardieri quadrimotore con maggiore autonomia di volo si rivelò decisiva. Mentre le città e i porti britannici venivano bombardati, gli alleati stavano già progettando nuove strategie per portare i loro contrattacchi nel cuore del territorio tedesco. L'offensiva sul territorio del Reich venne portata avanti quasi esclusivamente dalla Royal Air Force e in particolare dal comando bombardieri. Formato nel 1936, il comando aveva a disposizione all'inizio del conflitto ben 53 squadroni, anche se, analogamente alle divisioni tedesche, non tutti erano pienamente operativi. Nel 1941 il numero salì a 58 squadroni e nel marzo del 43 a 62. All'inizio della guerra gli effettivi a disposizione del comando bombardieri erano di 300 unità, un numero insufficiente per una efficace campagna di bombardamenti. Malgrado la produzione venisse incrementata, fu solo con l'avvento dei potenti quadrimotore che la campagna poté effettivamente avere inizio. Nella primavera del 1943, il comando bombardieri contava più di 3.000 aerei a disposizione, arrivando a 7.000 unità alla fine del conflitto. Sul territorio erano sparsi circa 100 aeroporti, prevalentemente lungo la costa orientale inglese e nel Midland. Il comando bombardieri venne diretto da diversi alti ufficiali durante la lunga campagna. In quei momenti difficili per la Gran Bretagna, ad assumerne il comando furono uomini come Edgar Ludlow Hewitt e Richard Pearse, con un breve intermezzo di Charles Portal, che fu poi promosso alla sezione pianificazione strategica. Ma fu Arthur Harris a dirigerla per il periodo più lungo, forse quello cruciale del conflitto. Furono uomini di questa tempra a sfruttare la notevole capacità offensiva al comando bombardieri, trasformandolo da una piccola e quasi insignificante divisione in una perfetta macchina di distruzione. Senza alcun dubbio, il comando bombardieri, con l'apporto degli alleati americani, rappresentò una delle chiavi che permisero la vittoria sulla Germania nazista. Il contributo americano all'offensiva dei bombardieri divenne effettivo nel 1942 con la formazione dell'ottava divisione aeronautica, la potente ottava, come venne presto soprannominata. Già dall'anno precedente gli americani fornivano aiuti all'Inghilterra e a partire dalla metà del 1941 alcuni consiglieri militari americani erano a distanza nel Regno Unito. All'inizio del 1942 i primi comandanti americani entrarono al comando generale della RAF. A metà di quello stesso anno venne completato l'insediamento dell'ottava divisione aeronautica, diretta dal generale Karl Spatz. L'ottava divisione era stata formata per un utilizzo in Nord Africa, ma venne quasi subito riassegnata alle operazioni continentali. I potentissimi B-17 e B-24 erano considerati lo strumento principale per portare la guerra in territorio nemico. Perché ciò fosse possibile, l'ottava divisione doveva essere adeguatamente rafforzata. A questo scopo era essenziale costruire nuove basi aeree in territorio inglese. Le località prescelte erano nei territori dell'East Anglia, a nord-est di Londra. In attesa che fossero costruite, vennero impiegate le basi RAF situate nei dintorni di Cambridge. Sino al termine della guerra vennero costruite ben 55 basi aeree che l'ottava divisione utilizzò per le proprie missioni. Le prime unità a giungere sul suolo britannico furono il 97esimo, il 301esimo e il 92esimo Stormo,
Nei 3 anni successivi, oltre 44 gruppi distinti di bombardieri vennero impiegati dall'ottava divisione per le operazioni in Europa. Al suo apice, la divisione contò sullo sforzo congiunto di ben 41 squadroni. Il numero di apparecchi a disposizione dell'ottava divisione all'inizio fu abbastanza esiguo a causa del perdurare delle operazioni in Nord Africa, ma in seguito la disponibilità di aerei aumentò considerevolmente. All'inizio del 1944 l'ottava disponeva di circa 2.000 aerei e alla fine dello stesso anno arrivò a superare le 3.000 unità. Negli ultimi mesi del conflitto, dalle basi inglesi potevano alzarsi in volo 3.500 bombardieri che, grazie alla grande autonomia di volo, potevano arrivare nei cieli della capitale tedesca, Berlino. All'inizio del maggio del 1940, la Gran Bretagna inaugurò la sua campagna di bombardamenti in territorio tedesco. All'inizio si trattò solo di tentativi sporadici, ma significativi. Dimostrarono comunque che la volontà inglese di rispondere non si fermava davanti agli obiettivi civili. In questa fase del conflitto, nessun altro paese aveva ancora tentato nulla di simile. La Germania condannò immediatamente questo tipo di attacchi e programmò una pronta controoffensiva, scegliendo come obiettivo il porto di Rotterdam. Fu un attacco ferocissimo, che intendeva dimostrare che neanche i tedeschi si facevano scrupolo di bombardare un obiettivo privo di ogni sistema difensivo. La Luftwaffe proseguì la propria campagna di bombardamenti durante la battaglia di Inghilterra fino alla sconfitta definitiva. La vittoria britannica dell'estate del 1940 permise all'Inghilterra di procrastinare indefinitamente l'invasione del suo territorio. Ma ora bisognava intraprendere nuove iniziative e dopo le pesanti perdite subite in Francia e durante la battaglia di Inghilterra, le scelte offensive per la Gran Bretagna erano piuttosto limitate. Churchill voleva dimostrare a tutti i costi che la Gran Bretagna era in grado di reagire e, con l'appoggio del Ministero dell'Aeronautica, diede inizio alla controffensiva. Nonostante le difficoltà, nell'agosto del 1940, il comando bombardieri organizzò un raid su Berlino, il cuore della nazione tedesca. Nel corso di quell'anno si alternarono i bombardamenti sui rispettivi territori nazionali. La Royal Air Force, nel frattempo, si concentrava anche su altri obiettivi, come i depositi di carburante. Si trattava comunque di attacchi sporadici e privi della necessaria precisione. Inizialmente il comando bombardieri effettuò dei raid diurni, ma le perdite furono così ingenti, circa il 50% degli effettivi, da rendere necessario un cambiamento di strategia. Nel tentativo di ridurre le perdite, vennero programmati dei bombardamenti notturni. La risposta della Luftwaffe non si fece attendere. I suoi caccia notturni continuarono a infliggere severe perdite alle formazioni di bombardieri alleati. Durante il 1940 si ebbero ben 3 avvicendamenti al vertice del comando bombardieri. All'inizio dell'anno, Ludlow Hewitt venne sostituito da Portal, il quale a sua volta venne promosso e rimpiazzato da Pierce. Questi continui cambiamenti di leadership e di tattiche erano il chiaro indizio che le campagne di bombardamento in territorio tedesco non ottenevano i risultati previsti. Nel 1941 la Gran Bretagna cercò in tutti i modi di migliorare l'efficacia delle sue incursioni sul territorio nemico. In marzo cambiarono ancora una volta gli obiettivi. Si scelse di attaccare le basi dei sommergibili e i cantieri navali. L'obiettivo era limitare la produzione di navi e sommergibili tedeschi che avevano affondato centinaia di mercantili carichi di rifornimenti per l'Inghilterra. A metà del 1941 l'efficacia dei caccia notturni tedeschi era molto aumentata. In quella fase la RAF, visto il fallimento dei suoi raid aerei, si orientò sempre più su obiettivi civili. Ad ogni modo, alla fine del 1941, Pierce diresse la più imponente operazione mai attuata. 392 aerei attaccarono Berlino. Ma l'operazione non sortì gli effetti voluti.
e visti gli scarsi risultati, i raid vennero ridotti. In quello stesso periodo venne pubblicato il rapporto BAT sui risultati complessivi dei raid. Il rapporto concludeva che, in conseguenza della grande imprecisione, il costo in termini di bombardieri e uomini era troppo alto. La Gran Bretagna entrò nel suo periodo più buio. Tra la fine del 1941 e l'inizio del 1942, le sorti del comando bombardieri erano oggetto di accanite discussioni. L'Inghilterra, in rapporto alle sue limitate risorse, era impegnata su tutti i fronti e solo l'entrata in guerra dell'America diede adito a nuove speranze. A metà febbraio del 1942, il comando bombardieri propose una nuova strategia, il bombardamento per aree. Si decise di attaccare le città più densamente popolate, nel tentativo di abbattere il morale del popolo tedesco. I bombardieri però non disponevano ancora della tecnologia necessaria ad uno sgancio più accurato. Si decise dunque di mettere in atto i bombardamenti per area, una più efficace modalità di impiego per i bombardieri. Sempre nel 1942, Sir Arthur Harris sostituì Pierce al vertice del comando bombardieri. Incoraggiato dall'introduzione dei nuovi bombardieri quadrimotore, dalla maggiore capacità di carico e dalla superiore autonomia di volo, Harris propose i bombardamenti per aree già ideati da Portal. Per la prima volta, i raid vennero effettuati con forze congiunte anglo-americane, nonostante le divergenze in merito all'opportunità dei raid notturni. Nonostante le ingenti perdite, Harris mostrò alla Germania il vero potenziale della RAF. Nel maggio del 1942, 1000 bombardieri Lancaster, Wellington, Stirling e Manchester si alzarono in volo in direzione di Colonia. Vennero sganciate circa 2000 tonnellate di esplosivo, che causarono grandi distruzioni e moltissime vittime. Il messaggio di Harris era stato recapitato con spietata chiarezza. Altri raid vennero compiuti su Essen e Brema. Ma nonostante la collaborazione americana, l'introduzione degli aerei guida e di un sistema di puntamento più efficiente, le perdite alleate durante tutto il 1942 furono ingenti, 1400 aerei in totale. Inoltre, l'offensiva dei bombardieri stava esaurendo le risorse di carburante del paese. L'alto comando tedesco, certo, era scosso da questi bombardamenti, ma il morale fra i civili tedeschi e la produzione di armamenti non erano diminuiti in maniera significativa. All'inizio del 1943, i leader alleati tennero una conferenza a Casablanca, in cui vennero decise una serie di misure per il prosieguo del conflitto. Vennero decisi una serie di bombardamenti a tappeto sul territorio tedesco, con divisioni miste anglo-americane. La regione della Ruhr divenne uno dei principali obiettivi e nell'arco di 4 mesi venne pesantemente martellata. Tra questi i famosi raid anti-diga portati da Guy Gibson con l'aiuto di 617 squadroni. Mentre gli attacchi sulla Ruhr volgevano al termine, venne progettata un'altra importante operazione. Ora, in cima alla lista degli obiettivi alleati, figurava la distruzione di un'intera città. Per raggiungere questo obiettivo era necessario il coinvolgimento di tutte le forze aeree alleate e l'impiego di tattiche innovative per contrastare l'opposizione delle misure difensive tedesche. La notte del 24 luglio del 1943, la RAF partì alla volta di Amburgo. La città venne scelta per l'alta densità della popolazione, per i suoi edifici instabili e per la vicinanza dell'obiettivo. Per oscurare i radar tedeschi, gli alleati idearono il sistema delle cosiddette finestre, il lancio di strisce di carta argentata capaci di confondere i sistemi radar. Lo stratagemma apriva una finestra nel sistema contraereo nemico, permettendo ai bombardieri di sganciare indisturbati il proprio carico di morte. Inoltre venne incrementato l'uso di bombe incendiarie, attuando la tattica della tempesta di fuoco. Le tempeste di fuoco causarono un numero di vittime pari a quello ottenuto con esplosivi convenzionali. Il 25 e il 26 luglio fu il turno degli attacchi diurni americani su Amburgo.
seguiti nelle notti del 25 e del 27 dagli aerei della RAF. L'attacco finale venne sferrato il 29 di luglio e ad ogni raid la quantità di incendi aumentò spaventosamente. Le vittime civili furono migliaia e migliaia. Al termine dell'attacco aereo su Amburgo, le vittime totali furono oltre 50.000. Gran parte della città era distrutta. 400.000 abitazioni erano in macerie. Il sistema di trasporti era paralizzato e più di 700 industrie erano state definitivamente rase al suolo. Circa il 70% della città era ridotto a un cumulo di cenere. La capitale nazista, Berlino, fu l'obiettivo successivo. I raid si susseguirono dall'agosto del 1943 fino al termine dello stesso anno. Harris voleva a tutti i costi proseguire la sua strategia dei bombardamenti per area. Acquisita fiducia dopo le operazioni su Amburgo, si tentò una maggiore penetrazione nel territorio tedesco. Anche gli americani nel 1943 selezionarono altri obiettivi. La loro scelta cadde sulla città di Schweinfurt, dove vennero individuate alcune fabbriche di cuscinetti a sfera fondamentali per l'industria bellica. Si sperava che distruggendo queste fabbriche la produzione di armamenti tedesca subisse un rallentamento. I raid diurni, tipici degli americani, subirono l'inevitabile attacco dei caccia tedeschi e i caccia di scorta, che dovevano difendere i bombardieri alleati, non riuscirono ad opporsi validamente. In quei raid gli americani persero circa il 15% delle forze impegnate. Ancora una volta, le notevoli perdite subite dagli alleati causarono grandi preoccupazioni. Ci si chiese nuovamente se proseguire la campagna di bombardamenti strategici per area. Nonostante le risorse a disposizione degli alleati fossero aumentate a dismisura, le contromisure adottate dai tedeschi si dimostrarono sempre più efficaci. Durante i primi bombardamenti alleati del 1944, le cose sembrarono volgere al peggio. Contro gli esperti piloti da caccia tedeschi, gli alleati subirono perdite ingenti e ancora una volta vennero sollevate obiezioni dagli alti vertici della coalizione alleata. Durante gli ultimi giorni del febbraio del 1944 venne programmato un altro pesante attacco all'industria bellica tedesca. L'operazione Big Week, o Grande Settimana, a fronte degli ottimi risultati conseguiti, provocò però perdite enormi con l'abbattimento di oltre 220 aerei alleati. I caccia tedeschi erano sempre numerosi e lo sbarramento contraereo più efficace. Gli attacchi su Berlino ricominciarono alla fine del 1943 e durante i raid sulla capitale tedesca vennero abbattuti altri 500 bombardieri alleati. Nel marzo del 1944 il comando bombardieri concentrò la sua attenzione sull'operazione Overlord, l'invasione della Francia. Harris si oppose a tale risoluzione, ma fu costretto ad adeguarsi dopo l'intervento diretto di Churchill. Le prospettive per le campagne aeree degli alleati all'inizio del 1944 non sembravano rosee, ma lentamente la situazione cominciò a volgere a loro favore. I leader alleati erano risoluti nel tentare di sopraffare il nemico sfruttando la schiacciante superiorità della loro aviazione. Vedevano ormai vicino il momento della resa definitiva della Germania. Il numero di aerei a disposizione per i bombardamenti aumentò ulteriormente. Era ormai disponibile un sistema radio per l'indirizzamento degli aerei che avrebbe aumentato la precisione dei bombardamenti. Inoltre, in appoggio ai bombardieri, erano stati schierati nuovi caccia a lungo raggio americani che, grazie a serbatoi supplementari, potevano rimanere più a lungo sul territorio nemico. Ora era la Germania ad essere assediata. La Wehrmacht perdeva terreno in Russia
e la campagna degli alleati in Italia stava facendo notevoli progressi. Ormai l'offensiva da occidente si faceva sempre più vicina e si trattava solo di stringere il cerchio. Un elemento vitale per la condotta delle guerre moderne è il carburante. Gli alleati capirono che la semplice mancanza di carburante avrebbe messo in ginocchio il nemico. Così venne iniziata un'intensa campagna che aveva per obiettivo le raffinerie, le industrie di materie prime e le riserve tedesche. I raid sul Reich cominciarono a diventare più serrati e le città tedesche erano ancora l'obiettivo prioritario. Tra l'11 e il 19 settembre del 1944, Darmstadt venne praticamente rasa al suolo. La RAF diede inizio alle operazioni impiegando la stessa tattica micidiale già sperimentata su Amburgo. Solo nella prima ora di bombardamento, le bombe convenzionali uccisero almeno 10.000 civili. Le bombe incendiarie che seguirono svilupparono incendi feroci, addirittura superiori per intensità a quelli di Amburgo. Il risultato fu analogo. Oltre il 50% della città venne distrutto e decine di migliaia di civili persero la vita. Gli attacchi alle infrastrutture del Reich cominciarono a dare i risultati attesi sin dall'inizio del conflitto. Tutti gli elementi essenziali per la sussistenza della Germania venivano colpiti senza pietà: acqua, carburante, vie di comunicazione e ferrovie. Questo ridusse notevolmente il potenziale bellico della Germania hitleriana. Nell'ultimo anno di guerra, i bombardamenti alleati non diminuirono. La Luftwaffe cercò di adottare le ultime disperate misure difensive, ma era troppo poco e troppo tardi. I nuovi caccia a reazione della Luftwaffe avrebbero potuto infliggere pesanti perdite alle formazioni di bombardieri alleati, ma non erano in numero sufficiente da poter capovolgere le sorti del conflitto. Gli alleati decisero di infliggere un'altra severa lezione su obiettivi civili tedeschi. Nel febbraio del 1945, con la Germania ormai al collasso, la città di Dresda subì uno dei raid più violenti e contestati di tutta la Seconda Guerra Mondiale. Dal 13 al 15 febbraio del 1945, più di 2.000 bombardieri alleati volarono sui cieli di Dresda, sganciando il loro carico di morte. Ancora una volta si scatenò una tempesta di fuoco. Tra le fiamme perirono decine di migliaia di abitanti e di profughi respinti dall'avanzata dell'Armata Rossa a est. Non è ancora possibile fornire una stima esatta del numero di vittime. Ad ogni modo, le cifre parlano di almeno 135.000 civili inghiottiti da un mare di fuoco. Il raid di Dresda fu al centro di molte controversie, in quanto in quella fase del conflitto non era più un obiettivo militare di importanza strategica. Fino alla fine della guerra, altre città tedesche vennero bombardate, Lipsia e Berlino, ad esempio. Nel corso di uno di questi raid venne colpita e distrutta la residenza di Hitler a Berlino, la Berchtesgaden. Contrariamente alle prime missioni, questi attacchi finali non incontrarono la benché minima resistenza nemica. Prima dell'inizio del conflitto, si riteneva che da soli i bombardieri avrebbero potuto scardinare qualsiasi difesa nemica. Alcuni ritenevano addirittura che con l'avvento dei bombardieri, le armi convenzionali di terra e i mezzi navali sarebbero presto divenuti obsoleti. Ma con l'evoluzione del conflitto divenne chiaro che si trattava di convinzioni prive di fondamento. Comunque, quando si iniziò a porre il problema di come bombardare i territori nemici, tattiche e strumenti vennero affinati a seconda delle situazioni contingenti. Emerse la necessità di considerare l'entità delle difese nemiche, che erano potenti e ben coordinate.
solo durante l'ultimo anno di conflitto, i bombardieri alleati conseguirono quella coordinazione necessaria al raggiungimento di obiettivi specifici. A quel punto, la Germania era ormai sull'orlo del collasso e gli intensi bombardamenti risultarono decisivi per avvicinare la data della vittoria definitiva. Gli alleati non raggiunsero l'obiettivo solo grazie all'impiego dei bombardieri, ma il ruolo strategico svolto da queste unità aeree diede un contributo determinante per fiaccare il fronte interno della Germania. Si calcola che il numero totale di vittime fra i tedeschi superò il milione. Di queste, oltre 600.000 a causa dei bombardamenti, mentre altre 200.000 a causa delle tempeste di fuoco scatenate sulle città di Amburgo, Colonia, Darmstadt e Dresda. Si stima che circa 1 milione di tedeschi fosse impiegato nelle strutture difensive del Reich durante il conflitto, una porzione non indifferente delle risorse umane disponibili. Anche le vittime fra gli alleati furono impressionanti. Circa 115.000 morti in totale fra gli equipaggi dei bombardieri inglesi e americani. 17.000 fu il totale di bombardieri alleati abbattuti. Il ruolo svolto dai bombardieri sui cieli della Germania risultò decisivo, anche in vista della risoluzione strategica di altre guerre. Un ruolo che venne confermato durante le ultime settimane del conflitto, quando un singolo bombardiere americano sganciò sulla città giapponese di Hiroshima la prima bomba atomica della storia. L'era atomica iniziò da un bombardiere.